signor Prefetto e tutte le autorità presenti. Mattarella per l'impegno profuso dalle forze armate a sostegno dell'Albania e dei paesi balcanici. Negli ultimi anni l'Italia è stata portata ad assumere un ruolo di grande rilievo nei Balcani, un ruolo che era è stato assunto, ripeto, in altre parti del mondo, ma particolarmente importante nei Balcani, un ruolo che era impensabile prima della caduta del muro di Berlino, ovviamente, perché in realtà in Europa nell'89, tra l'89 e il 90 è cambiata la storia. Ed è cambiata completamente la condizione politica internazionale. Non abbiamo più un nemico. Grazie a Dio l'Europa non è più divisa in blocchi contrapposti. Abbiamo con tutti rapporti collaborativi di maggiore o minore intensità, ma rapporti collaborativi. Non è che avessero però venuti a mancare i rischi. Anzi, i rischi sono come numero forse aumentati, solo che al rischio grande devastante di uno scontro tra due alleanze contrapposte in Europa è subentrato la possibilità di, e quindi i rischi, di tante piccole situazioni di crisi, che poi piccole non sono per le popolazioni locali. E allora è a queste condizioni che si rivolge l'attenzione del nostro Paese come di altri Paesi, si rivolge l'attenzione della comunità internazionale, dell'ONU, dell'Unione Europea, della NATO, dell'OSCE, tutte le organizzazioni che si impegnano per garantire pace e difesa dei diritti umani. Questo è allora il nuovo nemico, il veleno della pace, la messa in pericolo della pace e la violazione dei diritti umani. A questo servono allora le forze armate. Per questo, in un momento, in una stagione di pace, si fa un ricorso più intenso allo strumento militare, non per far la guerra, ma per garantire la pace e difendere i diritti umani contro sopraffazioni, intolleranze, odi razziali e totalitarismi. Questo è lo scopo, la missione delle nostre forze armate. Vedete, questa è la condizione per cui domenica scorsa a San Pietro il Papa ha pronunciato alcune parole molto importanti. È stato domenica scorsa da San Pietro il giubileo dei militari. Con l'Emilio Mancinelli ricordavamo che è stato un giubileo bagnato da una incessante pioggia, ma questo non ha in nulla diminuito il numero dei tanti presenti e l'importanza e l'attenzione riservata alle importanti parole del Papa, che ha detto: siete chiamati a difendere i deboli, a tutelare gli onesti, a favorire la libera convivenza fra i popoli. A ciascuno di voi, diceva rivolto ai militari, si addice il ruolo di sentinella che guarda lontano per scongiurare il pericolo e promuovere dappertutto la giustizia e la pace. Questa è la funzione, la missione, il ruolo autentico, stavo per dire il ruolo nuovo, in realtà è il recupero del ruolo autentico delle forze armate, garantire la pace, impedire che venga messa in pericolo, ripristinarla dove viene meno, difendere i diritti umani. Questa è la missione delle forze armate, per questo siamo intervenuti così intensamente nei Balcani, in Medio Oriente, a Timor Est, così lontano dal nostro paese. Siamo apostolico in Albania. Viene consacrato vescovo il 25 aprile del 93 dal Papa Giovanni Paolo II nella sua visita storica in Albania. Ascoltiamo la sua testimonianza. Monsignor Zerbi, la ringrazio per aver accolto il mio invito. La ringrazio per essere presente in mezzo a noi. Sua Eccellenza Monsignor Angelo Massafra,
arcivescovo di Scutari e presidente della conferenza episcopale che mi ha fatto questo invito, e io trovo oggi presente a voi. Ringrazio molto tutti che siete presenti, cominciando dalla Sua Eccellenza Ministro degli Interni. Ringrazio Sua Eccellenza Vescovo di Catenanata e tutte le altre persone, personalità e la gente che siete venuti qui per sentire cose veramente tremende per un mezzo secolo. Io in questa testimonianza io posso dare un'idea generale, ma la realtà è più forte, più profonda, è fuori del senso. E grazie. La persecuzione della Chiesa Cattolica in Albania dal 1944 fino al 1990. Quando ancora non era finita la Seconda Guerra Mondiale e l'esercito tedesco sconfitto abbandonava il fronte in Albania, con la partenza dei tedeschi, 29 novembre 1944, entrarono le forze di liberazione nazionale, guidate dal Partito Comunista Albanese, in stretta collaborazione con quello della Jugoslavia di Tito. L'Albania cade sotto il terrore della persecuzione, guidata dal dittatore Enver Hoxha, che durò dal 1944 fino al 1990 in molte direzioni, sfruttando la lotta di classe e la dittatura del proletariato per abolire la proprietà privata, eliminare i diritti della persona e della famiglia e scatenare una lotta feroce contro la fede e in modo speciale contro la Chiesa Cattolica e il suo clero. Tra le prime azioni del governo comunista contro la Chiesa ci fu la proibizione per il delegato apostolico Leone Nigris, che era andato a Roma per una visita al Papa Pio XII, non gli fu permesso di sbarcare a Durazzo. Al suo posto venne eletto come vice delegato apostolico il vescovo Monsignor Franzini. I vescovi Gaspar Flacci, arcivescovo di Scutari, Vincenzo Frenucci, arcivescovo di Durazzo, e Franzini furono chiamati dal primo ministro di Enver Hoxha, il quale chiese loro di scapparsi dalla Santa Sede, ma essi rifiutarono coraggiosamente. Per coraggio, abnegazione e soprattutto rispetto di quelle che sono le regole di ingaggio, vengono chiamate così da parte dei tecnici. Dunque lì non ci sono persone che noi non conosciamo, ci sono i nostri fratelli, ci sono i nostri figli. Ancora una volta le nostre forze armate si dimostrano polo efficiente di questa nazione che, insomma, se vuole continuare a essere sesta, settima potenza industriale del mondo, deve avere anche delle forze armate adeguate. Questo la classe politica lo sta capendo, ci ha messo un po' di tempo, però oggi lo sta capendo e i primi risultati si vedono. Bisogna continuare, bisogna mettere da fuori, da parte le demagogie. L'Italia è una grande nazione europea, una grande democrazia europea, e anche le forze armate sono l'esempio di come questo paese vuole continuare a cambiare.